Un saluto a tutti dal Criticone, questo che vedete è il nuovo speaker della Reacher, modello S311. Si tratta di un mini speaker Bluetooth portatile con un super bass. Oltre a questo troviamo la possibilità di poterci collegare tramite il nostro smartphone ed effettuare delle telefonate in viva voce, la possibilità di usare una micro SD per ascoltare i nostri brani e la possibilità di ascoltare la radio. Andiamo a vedere all'interno della confezione cosa troviamo. Riposto dentro una bustina abbiamo il nostro speaker. Allora, come vedete, lo troviamo qui. Abbiamo il modello dello speaker, da questa parte abbiamo la marca. Qui sotto troviamo dei piedini per poterlo poggiare saldamente. Mentre qua abbiamo le porte di connessione, quindi troviamo una presa USB che può essere utilizzata per effettuare una ricarica come se fosse un power bank. Abbiamo lo slot per la micro SD, questo è il tasto d'accensione on off. Abbiamo il line in che quindi ci consente di attingere da una fonte esterna come un lettore MP3 o uno smartphone. E poi abbiamo il DC 5V che sarebbe l'alimentazione con cui andremo a caricare la batteria interna. Per quanto riguarda invece i tasti, qui troviamo un piccolo LED che ci indicherà le varie modalità o i status che lo speaker sta effettuando. Qui abbiamo il tasto Mode con il quale cambieremo sicuramente la sorgente dati. Questo è il tasto per chiudere la chiamata o per rispondere a una chiamata in arrivo. Infine abbiamo i tasti meno e più per poter modificare il volume o tenendoli premuti per passare da un brano all'altro. Ma andiamo a vedere all'interno della confezione che cos'altro troviamo. Allora, qui abbiamo il cavetto AUX che ci consentirà di attingere da fonti esterne. Qui abbiamo un cavetto USB, micro USB per effettuare la carica dell'alimentazione. E qui abbiamo il manuale utente. Manuale utente, peraltro, molto carino, in lingua inglese. Non vedo da queste parti altre lingue, sì, quindi abbiamo il manuale in inglese. Andiamo ad effettuare subito una connessione di prova. Accendiamo lo speaker. Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair. Questa è la voce guida che ci dice che è pronto per la fase di pairing. Andiamo a prendere il nostro smartphone. Eccolo qui, S311. The Bluetooth device paired. Come vedete, la voce guida ci avvisa che la connessione è stata effettuata. A questo punto io non dovrò fare altro che trovare un brano da eseguire e farvi sentire la qualità come esce fuori. Non so se state vedendo che le vibrazioni fanno spostare lo speaker per quanto escono potenti. Anche toccando si può sentire queste vibrazioni. Ragazzi, non c'è che dire, la potenza ci sta. Adesso vorrei effettuare una prova anziché tramite Bluetooth. Io quindi vado nel mio telefono qui a disconnettere il Bluetooth. The Bluetooth device is ready to pair. E adesso passiamo ad un'altra sorgente dati tramite micro SD. Eccola qui. Andiamo a vedere nello slot qui. Music. Avete sentito? È partito in automatico.
Come sentite, la potenza è quella di prima, è molto forte. Madonna, ragazzi, che potenza! Adesso a questo punto io tolgo la micro SD perché vorrei passare alla modalità radio. E poi tra l'altro queste modalità sono switchabili da questo tasto qua. Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair. Come sentite, premendo radio. Questo tasto si passa da radio, Bluetooth, e nel caso in cui è connesso un cavetto oppure è connessa la micro SD, e abbiamo altre modalità. Radio. Io adesso sto tentando di ascoltare la radio, ma la radio non si sente. Perché non si sente? Allora, visto e considerato che noi siamo comunque in una zona coperta dalla radio FM, l'unico motivo plausibile, per chi non lo sapesse questa cosa, è che manca l'antenna. Noi non abbiamo un'antenna fisica su questo stereo. Come facciamo? La risposta è semplice: basta prendere il nostro cavetto USB, micro USB, che servirà anche per connetterlo alla corrente, insomma, per caricare la batteria, e potremo utilizzare questo filo come antenna. Andiamo a fare una prova. Ora padre, ricordati di tutti quelli che... Ecco, ci siamo beccati subito a Radio Maria. Andiamo. Avete visto? Come vado a staccare l'antenna? Non si sente niente. Bluetooth mode. Vabbè, the Bluetooth device is ready to pair. Questo era solamente per mostrarvi come si fa nel caso uno di voi lo acquistasse e dicesse: ah, ma non mi funziona la radio, perché semplicemente serve l'antenna e pigliate subito la prima stazione disponibile. Per concludere, ad un prezzo di 29 euro, che dire, probabilmente non costa veramente poco, perché io diciamo che un prodotto del genere mi aspetterei di trovarlo intorno ai 20 euro, però devo dire che comunque è un buon prezzo, perché ragazzi, ha molte funzioni, come avete visto un look veramente accattivante, e devo essere sincero, mi piace molto. Se avessi la possibilità di acquistare uno stereo, soprattutto perché si sente molto bene come avete potuto vedere prima, io lo prenderei sicuramente, quindi ve lo consiglio. È un ottimo speaker.